Tagli indiscriminati dei piani di risanamento delle ASL che non ripianano i bilanci e aggravano solo le condizioni dei cittadini e dei pensionati. Una giunta regionale che ha dimostrato il fallimento con un deficit finanziario di 122 milioni nel 2023 e in crescita per il 2024, mentre il 9,2% delle famiglie abruzzesi non riesce più ad accedere alle cure, per non parlare di uno stato di quasi assoluto abbandono dei disabili costretti anche loro a lunghe liste d'attesa. Per tutto questo i sindacati in corteo questa mattina a Pescara, dalla zona universitaria fino a Piazza Unione, passando per la sede dell'assessorato regionale alla sanità in via Conte di Ruvo, con in testa le confederazioni dei pensionati di CGIL, CISL, UIL. Tra i manifestanti anche alcuni consiglieri regionali di opposizione, a partire da Luciano D'Amico, mentre il PD si fa promotore di una petizione per garantire le cure a 120.000 persone che sono costrette a rinunciarci, e la capogruppo Silvio Paolucci presenta una proposta di legge per aumentare fino al 7,5% del PIL la cifra da destinare alla sanità pubblica. Questi sono campanelli d'allarme che credo noi dobbiamo cogliere, dobbiamo chiedere alla Giunta regionale di attivare un tavolo vero per discutere su come spendiamo i soldi del PNRR per la sanità, di come chiediamo al governo maggiori risorse per sostenere il fondo della sanità nazionale e quindi regionale. Insomma, di strada ce n'è da fare parecchio. Questa piazza, questi pensionati, il sindacato confederale chiede questo alla politica e all'istituzione abruzzese. C'è un disegno di legge che chiede tra l'altro al governo nazionale di finanziare maggiormente la sanità nelle regioni, ma da questo punto di vista la giunta regionale non vuole attivarsi, e dall'altro lato non c'è nessuna organizzazione dei servizi sanitari. Ci sono al contempo i piani di razionalizzazione, che significa ulteriori tagli, ulteriori disagi per i cittadini, servizi ancora più inefficienti. Ecco, noi a tutto questo diciamo che non ci stiamo, perché i cittadini abruzzesi hanno diritto di curarsi. Ma soprattutto è una manifestazione dei pensionati, perché loro sono anche la parte più debole della società e giustamente rivendicano una sanità che sia, dal punto di vista della funzione, dia una risposta ai loro bisogni. Ma soprattutto noi come CGIL e CISL e UIL diciamo che la sanità deve garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, ed è per questo che oggi stiamo manifestando e rivendicheremo queste cose alla politica, che comunque ha la responsabilità di organizzarla e di farla funzionare.